Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Io e la mia dipendenza. Ragazzi, questi dovrebbero essere altri 800 euro di rotto, euro più, euro meno, forse euro più. Ma va bene. Ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo alcune cose. La prima è che questo, come tutti gli altri video, sono sponsorizzati da Magic Corner, il mio sponsor. E qua sotto in descrizione potete trovare il loro store, dove potete acquistare carte singole o prodotto sigillato. E con il codice sconto 2022 cappello potete ottenere un piccolo sconto sul vostro carrello. Inoltre, se volete convertire le vostre carte di Yugi, Magic o Pokémon in denaro sonante, vi ricordo che qua sotto in descrizione c'è il mio Instagram. Scrivetemi, mandatemi delle foto e, nel caso, ritiro sempre tutto. Ovviamente verrete pagati. Per concludere, prima di passare all'opening, vi ricordo che qua sotto in descrizione c'è anche il link di Twitch. Followatemi e se proprio siete in vena di supporto, anche la sub o il Prime, che è gratuito con Amazon Prime e Amazon Gaming, sarebbe ben accetto. Grazie. Detto questo, andiamo a vedere cosa ho preso. Allora ragazzi, iniziamo con questo. Voilà. Wow, incredibile, una quintalata di comuni totalmente inutili. Fatto, non c'è niente di rilevante. Perché altrimenti, se le andiamo a vedere tutte, andiamo a fare notte. Poi, vabbè, andiamo alle cose più succose. Andiamo con questo, che dal suono sembra carte sfuse. Allora, abbiamo roba di Brawl probabilmente. Allora, leviamo, abbiamo semete a fuoco, grazie. Allora, abbiamo numero 99, massaggio utopico, terra, carina, mai avuta da Brawl. Poi vediamo, roba altergeist, palta, un curibo astrale sarebbe top in questo caso. Roba apparecchio, decatron in varie copie, arcidome dominatore dei pensieri, questa sempre utile per Edison. Poi ortica silente dei mari, cavallo, utopia, Beatrice, queste sono sempre ottime considerando che un Xyz veramente... anche la Downer, stavo dicendo, considerando che sono Xyz sempre forti e buoni in ogni formato. Poi la Downer ti tira Zeus, quindi va sempre bene. Evocatore tempesta, conversione apparecchio, messaggio con curibo astrale, qua dentro non ce lo trovo. Carta per fluffa, che manco è forte. Top! Mono carta buona su tutto lo scatolino. Allora, continuiamo con i deck box, poi andiamo ad aprire l'altro pacchetto. Ovviamente è aperto perché ho dato un'occhiata per vedere se c'era tutto. Allora, continuiamo. Abbiamo un po' di comuni. Poi, Regina Amazzoness, questa è buona. Da tipo a 3 euro, una roba del genere, quindi top. Abbiamo poi roba per Got, Cavaliere Lama, Chirone, Duradark, l'espansione, un altro Chirone, Chimera, Jojen, Chimera, un bellissimo Raptor frammento. Poi, Fonte Magica, bellino, un altro Raptor, Mago Ordine del Caos, numero 81 cannone ferroviario supercorazzato, poi il Temerario, Necroman Sinistro, Eroe Malvagio, mai visto in vita mia. Poi abbiamo Xyz Randomici, Casa Ragazzini, numero C15, numero 15, numero 54, L'Onesto Oscuro, che a vederlo così mi piange veramente il cuore, considerando che era Secret. Poi abbiamo un Gattino a Molla, vediamo in che condizione è, perché sta carta è salita un botto dopo che non mi ricordo chi ci aveva fatto top on CS. Allora, il front è perfetto, il back un po' meno. Ha dei difetti qua, è un po' arrotondato qua, però è un bel ex in prima, dai, ci posso stare. Più che altro mi chiedo, è vendibile una roba del genere? No. Allora, un Evelly. Poi abbiamo Puro Sangue Lama, Mechaba, Cyber Riavvia Sistema, Kentregina, Dinomorfia, Adamancipeto. Questo che, ragazzi, allora, un ragazzo me l'aveva chiesto, l'ho comprato, gliel'ho spedito, mi dice, ma guarda, io te l'avevo chiesto Secret. Ah, l'ho ricomprato e gliel'ho spedito di nuovo, e non gliel'ho fatto pagare, perché avevo sbagliato io. Sono testa di cazzo. Allora, poi abbiamo Controattaccante C, un virus, top, questo buono. Poi fusione istantanea che ha visto tempi migliori, Lord of Heavenly Prison, bene, la 72esima, Dirompente Dignità, Zeke, Controlla Mente, La Rinata Dignità del Cielo, Guardia Mirata, Spaccatura Dimensionale Super, no, Super Secret, top queste. Poi abbiamo altra roba di mamma, abbiamo Keldo, poi Gilti e Cavaliere dei D, molto bellino, Buggy, lo Scara Soldato, anche questo bello ma non sta più a niente, tanto l'hanno reprintato mi sembra, nei teen, mi sa di no, però il mazzo fa schifo. Poi abbiamo Ragazza Maga Nera, un Drago Bianco Key Blue da MP, questi, boh, li sto prendendo
vendo. Tanto stanno a 10 euro, quindi confido che in futuro salgano, visto che è un artwork inedito. Ed è un drago bianco, poi. Poi abbiamo, vabbè, la carta più brutta del mondo. Un Dolca Secret, da pack in prima. Poi abbiamo Neodrago Occhi Blu finale. Ala Nera all'argento il dominatore, da LC5D, che sta cazzo di carta sta a tipo 6 euro. Perché? Perché esce da un set del card. Poi abbiamo una Meglia degli Alberi, Araldo della Luce Pura, una Magidolce Regina Tiramisù in prima. Boh, è troppo rovinata per essere un ex. No, questi due punti enormi qua me la svalutano un botto. Abbiamo poi un antico drago fatato. Tocca vedere in che condizioni è. È un good. C'ha un angolo qua che non mi piace proprio. Poi drago calibro spada. Necrovalle, che ho scoperto che tipo Playhead sta a 2,50. What? Poi un risucchiabilità da gold 1. Poi Mudora, l'oracolo della spada, anche questo carino da mama. Shadow Fusion, che è mono, è lo Shadow Fusion. Poi abbiamo un rosa vento, formula sincro, Hot Red Dragon, Soul King, un paio di inti, degli Utopia, numero 74, in 2 per, paladino, numero 10, C40 con la scritta rossa perché sì, non me ne privo ovviamente. Atum, lupo feroce diamante, fusione miracolo, cammino luce di luce di stelle, risucchio dell'anima, numero 9 da pack. Poi abbiamo raggio notturno ultimate, vediamo in che condizioni è. Enex, peccato. Eppure in seconda, che merda. Poi abbiamo Silent Mining, drago dannato demone eterno ulti in prima, però mi sa che anche questo è tipo good. Sì, forse anche un good brutto. Vabbè, comunque rimane sempre una bella carta, Sì, guardate che bello l'artwork. Poi abbiamo Card of Demise, Infernity Barrier con una piega che tipo trapassa la carta, risucchio dell'anima, avvertimento, Amaterasu ulti in prima, sì, ulti ghost, c'ha dei difetti dietro, è good, però nel senso, altra ghost che si unisce al mucchio. E per concludere abbiamo un numero 46, che anche questo sta un bel po', non è una carta sottovalutata. Poi pure in prima, è un bel pezzetto da collezione, Andiamo con il terzo deck box, ne prendiamo uno piccolino. Tanto per far veloce, abbiamo un collasso magico, o diagram, così, un altro diagram, poi Shenshen Secret da pack, molto bello, poi Ptolemy M7, Code of Desire in tedesco, che è NM, però nel senso fa un po' schifo. Diciamo che l'ho presa perché ho detto, ma è l'espansione, che faccio, me ne privo. Poi, vabbè, una in italiano, poi Mardel, che anche questa sta qualcosina, però è stata reprintata, mi sembra, in Ghost from the Past 2, se non sbaglio, vabbè. Poi Davis Swirsol da espansione, che, vabbè, è crollato di prezzo, ne abbiamo due, presi perché? Perché sì. Poi Demone della Maestà, che ho scoperto che non sta più a niente, tipo sta a 4 euro, convinto tipo stesse a 30. Poi abbiamo Artefatto Rifugio in 3x Secret da BLLR, che anche questi sono belli. Spero tanto che il formato loro esploda, così posso giocarli o posso venderli. Abbiamo poi un paio di Golem di Lava, che allora, questa cazzo di carta common sta a 4 euro, follia. Cioè 4 euro l'una. Capisco che è forte, però in senso è una common, Abbiamo poi una gamba sinistra del proibito in prima edizione in condizioni da lascia sta. Però comunque è presa per niente, quindi ci sta. Roba random a caso. Barrier Dragon, che tipo c'ha due pieghe sul back. Poi Evuratore della Radianza Secret, che ha visto forse tempi migliori. Poi Controllamente, la vera Drago Lanciatrice, sarà la sesta che prendo. Sì, Mano di Fuoco, Fusione Brillante che non tornerà mai, Decreto Reale, Uria, ce ne può essere solo uno. Ho preso tipo un playset, come carta è sempre buona. Virus Devasta Deck, Armatura, Tempesta, Virus a caso. Carte belle, e questa è bellissima, però diciamo che forse dico, mi sa che è pure. Devo ammettere che c'è un artwork incredibile, cioè non potevo lasciarlo lì. E niente, cose molto random, qualcosa bellino, qualcosa rovinato, qualcos'altro molto rovinato. Allora, mettiamo via, andiamo con il prossimo e vediamo. Allora, non me lo ricordavo. Allora, bam, un bel barone dei fiori, Baron de Flor, che tipo in realtà si chiama Baronessa dei Fiori, però è stata tradotta male. Perché è donna, poi c'ha il seno, non so se ci avete mai fatto caso. Adesso potete averla come waifu e volervela scopare. Poi abbiamo Guida Tour da Dusa, e ok. Poi abbiamo, credo, un po' di roba di mama, tra cui due Agido, due Kelbeck, che forse è meglio che gli metto una busta. Tanto per, adesso non vorrei dire, però, nel senso, una sta a 17k, l'altra sta a 11k, quindi forse
sarebbe meglio, eh. Poi abbiamo Segna G-Golem, Specchio Necroz, altra roba di Mama, tra cui un paio di capri, un paio di essenze, un eroe sopravvive, scambio lo spirito in 3x, fusione istantanea, l'iris padanima, che vabbè questo non sta a niente, Cerbero, Yatagarasu, che a vederlo così mi piange il cuore, considerando che ce l'ho da Lod in seconda. Poi abbiamo un paio di Sera, Onibaru, roba Mayakashi a caso, preda pianta, carte brutte, richiamo Pendulum, sempre peggior investimento della mia vita, conversione Dragonzella che è stata riprintata qua, in Mama, totalmente a caso. Poi abbiamo roba Swordsoul, Mayakashi, cacciatore del caos, bella tonna a caso. Poi Ntess, limite di mille occhi, Mudora, cambiare idea per il mazzo, però come staple che non avevo. E poi vediamo il resto. Abbiamo Soul of Disaster in 2x, 3x. Poi vabbè, penso Palta, Tifone, carta caso brutte. Ah, Gadarla, comunque ottima carta di Brawl, penso l'unica decente. L'Onesto, anche questo gold. Carte a caso, un Brionac e un botto di roba figa. Allora, andiamo col prossimo. Ci abbiamo altri 4 deck box più un pacco da aprire, che diciamo questo è più un mix di tanti lotti che ho preso in giro, perché non potevo farvi lotto da 70 euro, lotto da 150, lotto da 300, messo tutto insieme. Allora andiamo col prossimo. Abbiamo allora ABC Draghetto Balistico, Vision, cose a caso, Ordine Imperiale, Senju, Ricompensa Alata che si credeva fosse forte una vita fa, poi roba Lirilusk, Carboneddon, Distruggi Carte, vabbè, Common, brutte. Ah, Costellazione Diamante, quanto era bello tirarlo sopra l'altro Costellar di livello 4, che bei tempi. Poi abbiamo Boss Generator, Nagfar, poi un altro Ingaggio Gigante X distrutto, Twin Twister, Jujuyui, poi Drago Fusione Veleno Affamato. Amato, ottima fusione, anche per Super Poli. Risucchio dell'anima, ottima. Winda, dei virus a caso. Direttrice Arpia, che pensavo stesse a qualcosa. Ho scoperto che sta a zero. Poi abbiamo Terreno all'altra dimensione, della roba magico moschetto, carta caso, Almirage. Poi Granito valoroso, Combattente lama, Guerriero carica polvere di stelle, roba Unchained, che questa poi è da espansione. Veramente figa. Cioè, come mazzo c'ha degli artwork incredibili. Poi abbiamo due Mechaba super, roba True Draco. Poi Pillola della doppia evoluzione in americano, troppo bella. Necrovolto in 2x, Testamento della Terra, che anche questo sta a qualcosa. Dovrei caricarli perché ne ho tipo troppi. Vabbè. Poi Ragno Link, un paio di nel vuoto, Catastor, roba a caso, altra roba True Draco, roba, ragazzi, quanto sono belli, io sogno di montarmelo Max Rarity, roba Dragon Ruler ovviamente, e poi Tiranno Superconduttore in americano, quindi posso overprezzarlo come dice un mio caro amico. Allora, andiamo col prossimo. Allora, questo, dai, vediamo cosa tiriamo fuori. Abbiamo Alto Testamento Terra, bel playset. Poi abbiamo un bel playset di Todali, adesso sono uscite da Mama e stanno tipo a 2 euro. Soldato Galattico, roba tipo dello Structure Deck Ingranaggio Antico, vabbè. Poi roba Union, abbiamo 3 Union Hangar. Poi vabbè, C, abbiamo un playset di C, poi abbiamo un playset di B, un playset di A, non nella stessa rarità, e questa cosa mi turba abbastanza. Poi abbiamo Tsukuyomi, ABC Drago Balistico, che ne ho tipo un'infinità, Cyber Drago Infinity. Vorrei controllare in che condizioni è, perché ho visto le foto, ovviamente c'ha il back X, voglio piangere, vabbè. Tanto nel caso lo cerco in inglese, vabbè, tanto probabilmente non lo gioco perché sono loccato per Mostri Terra, infine ovviamente a luce. Abbiamo poi 2 Cosmo Girl, 3 Swap Frog Ultra, molto belline. Carta dell'oblio, un altro Diagram, non so quanti ne ho, forse 4 o 5. Sogno il giorno in cui True Draco torni forte. Poi abbiamo Exterio, Enforcer, che la diedi via quando stava a 100, adesso questa Secret sta a 10 euro, che tempi. Abbiamo poi un paio di Destiny Fusion, tanto per non farci mancare niente e piangere la reprint di Brawl, tanto che ci siamo. Poi abbiamo roba a caso, Nessie, ottima, che è salita. Poi già una delle carte più belle di Yugi, altro Golem di Lava, quindi abbiamo il nostro bel playset. Carta a caso, Cherubino, una delle carte più belle che esistono in Yugi, a mio parere, nella versione Secret spacca un botto. Poi credo abbiamo base PK, abbiamo 3 di lui,
3 di suo fratello, 3 del fratello minore, lui e la sorella, un paio di tour, i Segugi psichici, Psycho Wither in 2x, 3 Cavaliere Kagemucha, Libic, Graf e Cir. A posto. Ah, poi vabbè, abbiamo anche 3 fascini, tanto per... Questo è pure Ultra da Brawl, altra carta utile di Brawl. E un... No, abbiamo Teleport. E poi, vabbè, l'Onda Brigantina, Lama della Nebbia e basta. Passando oltre abbiamo un Araldo a Lucia d'Arco in 2x e credo base Necroz. Sì. Abbiamo un playset The Unicorn. Belli, freschi. Poi playset The Brionac che non è secret. Poi due Trishula che fortunatamente non sono NM, sono ex. Poi Clausolas. Come mazzo è veramente figo questo. L'unica cosa è che... cioè, l'ho visto giocare nel 2022 e... gli manca qualcosa. Cioè, la combo che ha con Unicorn, mi sembra, che neghi gli effetti di mostri uguali specialmente, secondo me non basta. Gli manca qualcosa di più reattivo. Un bel supportino, un Link, cioè, secondo me ci potrebbe stare. Poi abbiamo Shurit in 3x. Preparazione dei riti in 3x. In 4x. Visto che siamo in Magic, poi Caleidoscopio, 3x, Vecchio Necroz che ha preso un po' d'acqua, Ciclo Necroz, e poi la, sta roba qua che diciamo ha dato un minimo di funzionalità al mazzo, almeno perché nel senso se non si giocassero neanche questi, cioè il mazzo non cammina. Andiamo col penultimo deck box. Questo è bello pieno, eh. Vediamo, abbiamo dei cambi di maschera, Mangiatore di Milioni, sì, Lightning, un Bocciolo, Demoness Subterror, Lubellion, bellino. Poi Chixis, Wind Up, numero 81, Artoricus che nel senso secondo me ha visto tempi migliori. Poi carte a caso me, ho una Beatrice Gold, vabbè è la tipo ventesima che trovo. Poi Soulking, Drago alla Sincro Cristallo, carte a buffo. Vabbè poi abbiamo un Kidori, peccato che è ultra e non ultimate, Kagotsuki in prima. Sbaglio, che fortunatamente ha un'enorme piega, era pure da espansione in prima. Poi abbiamo un Ludge, un Dolca, sempre gold, un Dweller, da Dude, in inglese, in italiano. Poi Drago Cristallo, da LHD, che nel pratico non c'ho presente l'espansione. Poi abbiamo un playset di Fantasma in Lutto, tanto che non ne ho abbastanza. The Last Warrior, che ha una piega? No, non ce l'ha, ed è in inglese. Top. Poi un playset di Denko Secca, che questi già so chi me li vuole. Poi carte ma abbastanza discutibili, altra roba Necroz, Guerriero Rottame, numero 33 in giapponese, bellino. Poi roba a caso, i Field Center, vabbè. Poi roba Unchained, ancora Batteryman, che ragazzi se riesco ve lo voglio portare sul canale. Poi Security Gardener, 101, altri testamento della terra, che veramente devo caricare prima che me li reprintano. Poi vabbè, Unchained Soul of Rage in 3x, Legge Oscura, 1 Zeus, l'MP21, top. E basta, adesso ho 3 Zeus, cazzo. E poi Zeus è una di quelle carte che secondo me potevano reprintare, stanno, visto che l'ultima è della DMP21. Quindi a sto punto posso ipotizzare si trovi all'interno della gold, visto che sarà il prossimo set dove ci saranno delle ristampe. Andiamo con l'ultimo e poi passiamo al pacchetto e andiamo a vedere, già piccolo spoiler di qualcosa di figo. Allora abbiamo un bel Dragoon da MP22 in americano, top. Non è la Max Rarity, però è quello d'espansione. Cioè, nel senso, è la prima stampa. Poi qua abbiamo... ma, roba brutta, ci siamo giocati la roba buona col Dragoon. Ah, Invocazione, top. Poi un Caliga, un Ulti Apelio, poi... niente, un Rejeki, uno Spolverino che secondo me hanno visto tempi migliori. Soprattutto il Rejeki. Poi un po' di roba Virtual World, mi sa che c'ho tutta la base. Poi Dimensional Barrier, Fragrance, che ci sia anche... Wow, bello. L'Enchantress... E spero anche le altre... No, mi sa... no, ce n'è una sola. E un rito. E una, vabbè, magia inutile. Andiamo con le ultime. Abbiamo Gamma, Masterpiece in 2x, Aleister in tedesco. Bello secret, ma un bel playset. Ma anche no. Meltdown, un altro collasso e roba a caldo. Allora, detto questo, io andrei con l'ultimo pacchetto, che è quello più grande. No, no, non è quello più grande. Diciamo, è quello nel pratico più pesante. E andiamo a vedere
Ciao ragazzi, sono Cappello di Paglia del Futuro ed ho una bellissima notizia da darvi. Durante la registrazione si è spento il microfono, quindi gli ultimi 20 minuti sono andati un po' a puttane. La cosa positiva è che ho dato un'occhiata a quello che rimaneva e vabbè, non c'era praticamente niente di interessante. Detto questo, spero che comunque, a parte l'inconveniente, il video vi sia piaciuto e se sì, sarebbe ben accetto anche come supporto, visto che comunque vi ho portato il video, un bel like e un commento qua sotto. Detto questo, ragazzi, state easy, noi ci rivediamo in settimana con qualcosina tanto per recuperare quello che è successo oggi e niente, ciao a tutti.